Se è vero che è la tavolozza a fare il pittore, io sono una pittrice usa e getta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi di tavolozza parliamo, di tavolozze per gli artisti. Voglio farvi vedere un qualcosa che sono sicura che molti di voi neanche conoscono, ma che invece io utilizzo molto. Come avrete visto durante i miei video di pittura, io non utilizzo mai la tavolozza in legno, perché se è vero che è bella e poetica, ha qualcosa di mistico in sé, ha il fascino del vero artista, tutto verissimo, è anche vero che è molto scomoda, che si sporca, si incrosta terribilmente, che dopo 5-6 lavori dovrebbe essere completamente sostituita o che dovrebbe essere pulita molto bene dopo ogni sessione di lavoro. E allora, che sapete che vi dico? No, non fa per me. Io utilizzo quasi sempre i piatti di plastica, con cui mi trovo molto bene, però sinceramente sono anche molto scomodi perché si piegano. E allora, io ho un banco da lavoro vicino su cui posso poggiarli e va bene così, però sono sempre abbastanza scomodi perché a volte, a seconda del medium che uso, se è troppo aggressivo, il petrolio, la trielina, si sciolgono, un casotto. Una soluzione che ho voluto recensire per voi oggi è questa. Oggi recensiamo la tavolozza a fogli della Ferrario, 40 fogli di carta impermeabilizzata, formato 24x32, quindi una bella tavolozza grande per la nostra pittura ad acrilico ed ad olio. Allora, come si usano queste tavolozze? Potete utilizzarle direttamente così, infilando il vostro bel pollice all'interno del buco, poggiando e utilizzandolo così, ma non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio perché sporchereste tutti i bordi dell'altra tavoletta, se vi scola qualche cosa poi inficiate tutti i fogli, assolutamente. Allora, cosa vi consiglio di fare? Di staccare il foglio e di appiccicarlo con dello scotch biadesivo sulla vostra tavolozza. Ora vi faccio vedere come la monto. La nostra tavolozza è pronta per andare a dipingere. Quando sarà troppo satura, la staccheremo e la butteremo. Se volete conservare del colore che vi è rimasto sulla tavoletta, prendete un pochettino di carta di pellicola trasparente e in quel punto adagiate sopra il colore e chiudetela ermeticamente. Vedrete che vi durerà una vita, perché non è assorbente come il legno, essendo così di carta plastificata lucida, eccola qua, la vedete, e il colore durerà veramente veramente a lungo. La tavolozza a fogli è una figata. A me la prestava sempre in accademia la mia amica Maria Chiara, a cui mando un bacio. Lei l'aveva e aveva proprio questa, era troppo carina, e mi regalava sempre qualche pagina di, perché ero pigra, non me le andavo a comprare. E neanche voi dovrete comprarla, almeno chi non sarà sorteggiato oggi dovrà comprarla se la vorrà. Invece due di voi saranno due fortunati, perché la Ferrario me ne ha mandate e quindi le metto subito a vostra disposizione. Due tavolozze per pittori saranno recapitate a casa vostra, lasciando un commento qua sotto, scrivendovi sia su Arte per te che sul mio secondo canale 2Corona K, di cui vi lascio il link qua sopra, potrete ricevere la tavolozza. Sono ben 40 fogli di carta impermeabile. Quando comprate la tavolozza cercate sempre carte impermeabilizzate e soprattutto carte bianche, bianche, in modo che quando le poggiate sulla tavolozza non virino di colore, perché quelle trasparenti, se le poggiate sulla tavolozza, virano. Se le lasciate qui risultano bianche, ma se le lasciate qui, come vi ho detto, quando poi scolate il colore sporcate tutte le pagine. Invece staccatele e usatele una per una, non in tavolozza. E così vedete bene come i colori risultino ben evidenti sul bianco della tavolozza. Adesso io metterò gli altri colori che mi servono, ci lavorerò un po' e vi farò vedere la tavolozza tra qualche tempo.
E dopo 3 ore di lavoro, ecco lo status della nostra tavolozza. Ho usato un medium, un solvente molto liquido, come vedete l'ha assorbita ma non si è strappata ed è molto resistente, non si strappa affatto. Ha retto bene i colori, ha assorbito l'olio in eccesso e adesso, se voglio conservare queste paste in maniera ottimale per poterle poi riusare, prendo della pellicola e o adagio su tutto, ma a me non piace come metodo, io preferisco adagiarla su ogni singolo colore, circoscrivendone l'area che occupa. Poi, quando andrò a ridipingere, mi basterà togliere, sacrificherò un leggerissimo velo di colore, ma il mio colore sarà bello e fresco anche per la sessione successiva. E state tranquilli che la tavolozza in carta reggerà. Mi è interessato vedere se raggrinzisse, perché alcune raggrinziscono con l'utilizzo. Questo invece, come vedete, anche qui dove ho pennellato molto, ha resistito perfettamente, perché io qua ho fatto le miscellanee di colore, quindi ho insistito molto con i pennelli e come vedete ha resistito. Bene, e allora spero che questa recensione più utilizzo, già che ho potuto farlo perché stavo facendo il quadro, vi sia utile per capire come si usa appunto una tavolozza in carta. Vedete sulla tavoletta, quindi ho preservato anche la tavoletta lignea nel cartone pressato che potrò quindi riutilizzare e adesso io userò ancora questo foglio per altre sessioni di lavoro, poi in caso lo stacco e lo accartoccio. Ma ancora nel momento, ma la comodità di una tavolozza usegetta è veramente veramente grande. In questo caso anche rigida, quindi ancora di più. Bene, andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Bene, spero che questo regalo che ci ha fatto la Ferrario, l'ha fatto sia a me che mi ha dato la possibilità di parlarvene, di recensirvi un prodotto che a me piace molto e spero anche che arrivando a casa vostra e provandolo mi direte qua sotto al video cosa ne pensate. Fatemi sapere, fate sapere ai vostri colleghi di Arte per Te se quello che vi recensisco è buono davvero oppure no. È buono davvero, per questo lo chiedo, se no non lo chiederei. Bene, in bocca al lupo a tutti. Il giveaway scadrà in questo giorno, in questa data qui, alla mezzanotte sorteggerò e poi vi farò un video dove vi dirò chi sono stati i due fortunati vincitori. Grazie alla Ferrario per averci omaggiato di queste tavolozze. Vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, vi lascio il link qua sotto e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Arrivederci! Buonasera ed eccoci pronti per il sorteggio dei pennelli Da Vinci che ho suddiviso in due lotti. Potete trovare le foto sulla pagina Facebook di Arte per Te. Un lotto è composto da 4 pennelli e un altro da 3 pennelli, ma il valore economico dei lotti è pressoché lo stesso. Chi sarà estratto nell'ordine? Il primo vincerà il lotto da 4 e il secondo vincerà il lotto da 3. Per correttezza ve lo dico prima, oggi è, vi faccio vedere, il 17, sono le 17:51, quindi non c'è peggior momento per fare un sorteggio se non il 17 alle 17 e noi lo facciamo subito, in barba alla sorte. Ho già eliminato i commenti oltre il tempo massimo, adesso copio l'URL del video, Bouclé mi porta l'immancabile pallina. Mi sento un po' alla Lotteria Italia. Allora, su Adeo, copio l'URL, digito il numero dei vincitori che sono due. Ragazzi, in bocca al lupo e adesso vediamo chi è il vincitore. Apparirà qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Attendiamo un attimo e sono. Mettiamo a fuoco. Yanesi Perez e Ari Lomb. Yanesi, Ari Lomb, fatevi sentire. E allora, ragazzi, sono felicissima che questi premi vadano a voi. Grazie a tutti per aver partecipato al giveaway. Non demordete, lasciate sempre i commenti sotto video di questo genere perché voi sapete che tutto quello che arriva ad Arte per Te poi viene girato nelle vostre casette. Quindi partecipate fiduciosi e prima o poi qualche cosa arriverà anche a voi. Ragazzi, grazie quindi a tutti. Yanesi e Arilomb, fatevi sentire, mandatemi il vostro indirizzo ed io sarò felicissima di mandarvi questi pennelli che sono veramente, veramente dei pennelli molto buoni e molto belli.
complimenti, grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!